Buon pomeriggio a tutti. Oggi è arrivato il fatidico giorno per noi consiglieri regionali, è arrivata la prima busta paga. E io volevo fare un primo atto di trasparenza nei confronti dei cittadini molisani, volevo aprire questa busta paga proprio insieme a voi. Diciamo che noi ci eravamo fatti già dei calcoli, presumibilmente, di quella che doveva essere, quindi una serie di proiezioni. E sì, effettivamente ci abbiamo preso. Allora, il netto della busta paga di un consigliere regionale, attenzione, qui figura la data di assunzione, quella del 10 maggio 2018, quindi qui stiamo parlando di 20 giorni del mese di maggio, questo non è l'intero stipendio di un consigliere regionale, ma sono solo i 20 giorni del mese di maggio. Perché? Perché la proclamazione è avvenuta il 10, quindi si calcola lo stipendio del consigliere regionale dalla data della proclamazione. Bene, il totale, quindi per 20 giorni lavorativi, è di 5.079 euro per la mia busta paga. Questo non era, credo, mai stato fatto nella storia della regione. Questo è il totale. Ora, ci sono da dire una serie di cose che, innanzitutto, facendo la proiezione a 30 giorni e quindi non a 20 giorni, quali sono quelli attuali, facendo la proiezione a 30 giorni, diciamo, a me, che ho una indennità, diciamo, anche aggiuntiva, che è quella da capogruppo, siamo sugli 8.250 euro netti al mese. Ok? Perché io, diciamo, oltre all'indennità di carica, diciamo, al rimborso per le spese di mandato, e ho anche un'indennità da capogruppo, che sono 750 euro in più al mese. Ora voglio innanzitutto sfatare subito, diciamo, dei dubbi, se qualora qualcuno ne avesse. Il Movimento 5 Stelle fa del taglio ai costi della politica una battaglia, ma soprattutto una dimostrazione di coerenza. E così come abbiamo fatto durante la scorsa legislatura, con i nostri due portavoce, qui Antonio e Patrizia, hanno rinunciato a gran parte delle loro indennità, anche noi andremo a prendere solo una parte di questi soldi, ne prenderemo. Diciamo, saranno diciamo, i nostri stipendi saranno di 5.000 euro lordi, ai quali poi andranno aggiunte delle spese che saranno puntualmente rendicontate, e tutto quello che sarà in eccesso sarà ridato ai cittadini molisani. Ricordiamo che in questi giorni, per esempio, abbiamo dato c'è un bando in corso che dà 100.000 euro alle scuole del Molise per sovvenzionare dei progetti. Bene, quei soldi derivano direttamente dagli stipendi dei consiglieri regionali di Antonio e di Patrizia della scorsa legislatura, e questo continueremo a farlo anche noi. Però, oltre a questo, diciamo, oltre al gesto nostro personale di ridare dei quattrini indietro, e vi posso garantire che per un ragazzo di 32 anni non è semplice, non è una cosa così scontata, perché tutti quanti credono che no, cioè ormai voi del Movimento 5 Stelle, sì, tanto voi li ridate i soldi. Vi posso assicurare che quando apri una busta paga da 5.100 euro nette per 20 giorni di lavoro, vi posso garantire che vi tremano i polsi. Ok? Quindi, che cosa succederà? Cioè, che cosa è successo già? Che noi abbiamo depositato, siccome vi avevamo detto che quella dei costi della politica sarebbe stato il punto zero del nostro programma, bene, noi abbiamo presentato una prima proposta di legge. Questa proposta di legge, che si intitola "Misure urgenti per il contenimento della spesa del Consiglio regionale e della Regione Molise". Ora, con calma, seguitemi perché vi faccio capire tutto. Che cosa hanno fatto durante la scorsa legislatura? Durante la scorsa legislatura hanno approvato una legge elettorale, la legge numero 20 del 2017, che prevede all'articolo 15 l'incompatibilità della carica di assessore con le funzioni di consigliere regionale.
Cioè, che cosa succede? Che se rientri in consiglio dopo le elezioni come consigliere regionale e vieni nominato assessore, diventi automaticamente incompatibile con la carica di consigliere. Quindi, quel consigliere deve essere rimpiazzato con il primo dei non eletti di quella lista. Che cosa succede quindi? Che io mi sono scritto i nomi, siccome sono stati, diciamo, tra i consiglieri regionali, sono stati nominati assessori Niro, Cotugno, Di Baggio e Cavaliere, quindi quattro consiglieri regionali sono diventati incompatibili con la carica di consigliere perché nominati assessori. Quindi sono stati sospesi e sono entrati al loro posto Romagnuolo, Scarabeo, Tedeschi e La Matteo. Ora, quindi, grazie a questa legge regionale, grazie a questa legge elettorale, il consiglio è passato da 21 a 26 consiglieri totali. Questo naturalmente con un aggravio di costi molto importante per i cittadini molisani. E noi ci siamo fatti il conto di quanto hanno gravato queste scelte sulle tasche di tutti noi cittadini molisani. Attenzione, perché è vero che questa è una scelta che fu fatta da Frattura, perché questa legge elettorale è stata approvata da Frattura, però è anche vero che oggi la responsabilità è nelle mani del presidente Toma, che se le deve assumere tutte le sue responsabilità e ci deve far capire dove vuole portare questa regione. Ci deve far capire se vogliamo dare immediatamente una dimostrazione ai cittadini molisani che la politica fa un passo verso di loro, che diamo un segnale che veramente proviamo a ridare una dignità istituzionale a questo luogo, seria, concreta, dando una dimostrazione noi per primi, noi in prima persona. Quindi questa legge che abbiamo presentato, che è stato il primo atto presentato dal Movimento 5 Stelle Molise, che cosa fa? Elimina l'istituto dell'incompatibilità. Quindi darebbe la possibilità ai consiglieri di esercitare allo stesso tempo anche il ruolo di assessori. Ho fatto una proiezione di quanto possiamo risparmiare se approviamo questa legge che il Movimento 5 Stelle ha già depositato. Allora, innanzitutto vi dico quanto potevamo risparmiare già ad oggi, già con queste buste paga. Già avremmo risparmiato 29.700 euro solo per gli stipendi che diamo ai consiglieri, diciamo, che si sono surrogati. Però c'è un calcolo più serio da fare, ovvero quello su base mensile, cioè a regime. Quanto ci costano quattro consiglieri regionali in più rispetto alla passata legislatura? Bene, ci costano al mese 44.500 euro lordi, all'anno sono 534.000, alla fine dei 5 anni sono 2.670.000 euro che noi cittadini molisani spendiamo per 4 consiglieri regionali in più. A questo va aggiunto il costo dei collaboratori, che sono 3.700 euro lordi al mese per 4, quindi sono 14.800 euro al mese solo per i collaboratori dei gruppi consigliari, all'anno sono 177.600 euro, alla fine dei 5 anni sono 888.000 euro. Quindi se sommiamo i costi dei collaboratori, i costi dei consiglieri regionali, se noi approvassimo questa legge che abbiamo già depositato, possiamo risparmiare alla fine dei 5 anni ben 3.558.000 euro. 3 milioni e mezzo di euro. A questi poi ci sono altri soldi, attenzione, da aggiungere, perché i gruppi consigliari prendono anche i soldi per il funzionamento, che sono 5.000 euro a consigliere ogni anno, quindi a questi vanno aggiunti ulteriori 100.000 euro. Diciamo che in linea di massima sono circa 3.700.000 euro in 5 anni che possiamo risparmiare. Prendiamo questi soldi e li mettiamo lì dove servono,
ai cittadini molisani, li diamo in servizi, li diamo in assistenza, li diamo in tutto ciò di cui è carente la regione Molise e li togliamo dalla politica. Noi siamo pronti a votare questa proposta di legge e che cosa è successa? Che è stata assegnata alla prima commissione, questo è un avvenimento simpatico, è stata assegnata alla prima commissione e lì in prima commissione si individua il relatore della proposta, cioè quello che illustra la proposta all'interno della commissione. Di Lucente, Andrea Di Lucente, consigliere regionale neoeletto, che è presidente della prima commissione, aveva designato come relatore della proposta Antonio Tedeschi, cioè uno dei consiglieri che è entrato grazie a questa legge, quindi una delle persone che è direttamente coinvolta nell'approvazione di questa legge. A quel punto ho preso la parola e ho detto: scusate, non è normale che una persona in potenziale conflitto di interesse con l'approvazione di questa legge poi faccia anche da relatore. E fortunatamente mi hanno ascoltato, per cui la relatrice sarà una consigliera della Lega. Ora, Presidente, questo è un appello che va direttamente a lei e a tutte le persone della maggioranza che vogliono dare un segnale chiaro ai cittadini molisani. Noi siamo pronti ad approvare questa legge. Naturalmente aggiorneremo tutti su quello che accadrà, sia in commissione che in consiglio regionale, perché è giunto il momento che non si sta più a guardare a quello che faceva Frattura, ma è giunto il momento che il Presidente Toma si prenda le sue responsabilità, perché oggi è lui il Presidente della Regione Molise. Ancora, questa legge che cosa prevede? Prevede l'eliminazione del compenso per il consigliere sospeso, perché per intenderci oggi Michele Iorio, che è sospeso dalla carica di consigliere regionale per una condanna in secondo grado, quindi quando sei condannato hai una sospensione dal ruolo di consigliere regionale, al posto suo è entrata la dottoressa Scuncio. Però nel mentre noi stiamo pagando il 50% dell'indennità di carica al consigliere Iorio che è sospeso, e sempre all'interno di questa legge chiediamo di abbassare quell'indennità all'1%. Anche qui vedremo che cosa ci diranno. Noi siamo naturalmente, ripeto ancora una volta, pronti a votare questa legge, pronti a farvi risparmiare da subito oltre 3,5 milioni di euro in 5 anni. Ancora, c'è un altro argomento che ci sta particolarmente a cuore, perché è successo, solo che mi servirebbe la cartellina verde, scusatemi, c'è un altro argomento che vi voglio spiegare per bene, perché qui insomma noi crediamo che anche qui questa volta direttamente il presidente Toma è caduto, se vogliamo, in errore. E perché? Vi spiego subito se vi trovo l'articolo. Ok, allora, il presidente Toma durante il primo giorno, diciamo durante il primo consiglio regionale, quando si creano i gruppi consiliari, perché ogni consigliere regionale entra a far parte di un gruppo consiliare. Noi del Movimento 5 Stelle naturalmente siamo entrati a far parte del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle. Il presidente Toma, il giorno del primo consiglio regionale, ha costituito il gruppo Toma Presidente. Quando ho ascoltato questa cosa in consiglio, poi sono andato in ufficio legislativo e ho depositato immediatamente una richiesta d'accesso agli atti per avere la formale creazione, il documento che attestasse la creazione del gruppo consigliare. E c'è scritto proprio: il sottoscritto Donato Toma, consigliere regionale della 12ª legislatura, dichiara di costituire e appartenere al gruppo consigliare denominato Toma Presidente. Questo il 21/5/2018, quindi il giorno del primo consiglio regionale. Quindi il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha costituito un nuovo gruppo consiliare. Noi, siccome siamo i soliti, siamo un po' fissati su certe cose, no? Che abbiamo fatto? Siamo andati a prendere il regolamento del Consiglio regionale. Abbiamo visto quali sono le caratteristiche per poter creare
gruppo consiliare. Beh, i gruppi consiliari, e questo è l'articolo 16 che parla proprio della composizione dei gruppi consiliari, che cosa ci dice? Ci dice che i gruppi consiliari sono formati dagli eletti nelle liste aventi lo stesso contrassegno. Quindi bisogna essere eletti nelle liste che hanno lo stesso contrassegno. Significa che bisogna avere una lista a sostegno della propria candidatura. Il presidente Toma non aveva una lista a sostegno della propria candidatura, ma aveva il suo simbolo collegato a una serie di liste. Ora, sebbene il presidente Frattura poteva farlo in passato questa cosa perché aveva il listino, quindi la condizione era diversa, secondo noi, secondo un nostro personalissimo punto di vista, non poteva costituire questo gruppo consiliare. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo depositato una osservazione, una richiesta di parere e chiarimento all'ufficio di presidenza della Regione Molise in merito alla formazione del gruppo Toma Presidente. Ora, con questa richiesta noi abbiamo chiesto al presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, a tutta una serie di soggetti, abbiamo qui, poi l'abbiamo indirizzato ai vicepresidenti, quindi anche alla nostra Patrizia, ai segretari, a Vittorio Nola, quindi al segretario generale del Consiglio regionale, Riccardo Tamburro, all'assistenza consiliare, quindi il dottor Iammarino, abbiamo evidenziato questo problema. Cioè abbiamo detto, guardate che secondo noi il presidente non poteva creare un gruppo, quindi vi chiediamo gentilmente di fornirci una spiegazione e di darci un parere legale in merito a questa cosa, perché non vorremmo che la Regione Molise fosse coinvolta nei soliti scandali. Purtroppo negli anni passati siamo stati troppo oggetto anche di persecuzione mediatica, quindi vogliamo evitare che la Regione Molise sia oggetto di scherno, vogliamo tutelare l'immagine dell'istituzione Regione Molise. Quindi, prima di depositare un esposto alla Corte dei Conti, abbiamo detto, guardate, ritirate questa cosa, cioè state attenti perché secondo noi non si può fare. Bene, non solo ad oggi, questa è stata depositata il 31/5/2018, quindi il 31 maggio, oggi siamo al 20 giugno e non è ancora pervenuta nessuna risposta, però ci sono arrivati a noi i soldi dei gruppi consiliari, perché oltre alle indennità dei consiglieri regionali ci sono anche poi i gruppi consiliari. Cioè ogni consigliere ha diritto a 3.700 euro lorde per i propri collaboratori, attenzione che non sono i portaborse, perché i portaborse sono stati eliminati anche grazie al Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura con una segnalazione direttamente al Consiglio dei Ministri. Qui parliamo proprio di personale addetto alla segreteria che svolge quindi mansioni. Io ad esempio al momento ho preso un consulente giuridico, insomma stiamo formalizzando l'assunzione di un consulente giuridico e poi abbiamo un gruppo di comunicazione, tanto per farvi capire. Però, quindi perché il presidente Toma ha fatto questa manovra? Perché presumibilmente ci sono questi soldi che arrivano per il personale e poi ci sono i soldi dati proprio per il funzionamento del gruppo, cioè ogni consigliere regionale ha diritto a circa 5.000 euro l'anno per il funzionamento del gruppo, cioè l'acquisto dei toner, di un computer, magari di altre cose. Sebbene non ci hanno risposto, io sono andato, siccome oggi si è fatto l'ufficio di presidenza, sono andato direttamente io negli uffici regionali e sono andato negli uffici del servizio bilancio, patrimonio e provveditorato e sono andato a prendermi degli atti che non erano, diciamo, pubblicati per intero. Io mi sono fatto dare la pubblicazione per intero, così da capire, da farvi capire effettivamente quanto stiamo spendendo. Ebbene, il gruppo Toma Presidente ha preso dei soldi, gli sono stati accreditati i soldi, sia per il personale, sia per il funzionamento del gruppo. Quindi che cosa significa? Che al di là della nostra segnalazione, che a noi ci sembra più che legittimo, perlomeno ci aspettavamo una risposta, ci hanno semplicemente ignorato e il presidente ha comunicato l'IBAN a cui fare l'accredito e sono arrivati due accrediti, uno per il personale da 1.255 euro e uno per il funzionamento del gruppo da 1.568 euro.
Questo per il funzionamento del gruppo te li danno 3 mesi anticipati, questi diciamo che sono validi fino a fine agosto, sono dei mesi anticipati, questi in totale sono 5.000 euro l'anno. Diciamo che quello che preoccupa un po' di più è la spesa per il personale, perché sono 3.700 euro lorde al mese che si vanno a sommare ai soldi che il presidente della regione Donato Toro, sempre tutto fatto a norma di legge, naturalmente ci sono delle leggi che lo prevedono, però ha già preso e sta già spendendo per la giunta regionale, per il suo ufficio di gabinetto della giunta regionale. Quindi, sebbene ha già quelle posizioni, ha voluto creare il gruppo consiliare Toma Presidente, nonostante a nostro avviso non ce ne sono le basi giuridiche. Poi magari ci scriveranno, ci smentiranno e a quel punto noi prenderemo questi documenti, li consegneremo alla Corte dei Conti e vedremo se l'errore è stato nostro oppure se è stato il loro. Però chiaramente non possiamo stare in silenzio, dato che qui si tratta di gestione dei quattrini pubblici, di quattrini di tutti voi molisani. Chiudo dicendovi che cosa? Che facendo un conteggio su diciamo il totale del funzionamento del gruppo, i soldi del personale, questa manovra del presidente Toma alla fine dei 5 anni ci costa 250.000 euro circa. Quindi se sommiamo i 250.000 euro a quello che già avevamo detto prima di 3.700.000 euro, bene, siamo a 4 milioni di euro che possiamo risparmiare nell'arco di 5 anni di legislatura. E noi crediamo che il Consiglio regionale, tutti i consiglieri regionali, devono dare assolutamente un segnale all'esterno di questa struttura per riavvicinare i cittadini alle istituzioni regionali. Questo lo riteniamo veramente di fondamentale importanza perché noi riteniamo centrale anche l'argomento del rispetto dell'istituzione. E quindi se vogliamo dai cittadini il rispetto per l'istituzione, noi dobbiamo ai cittadini obbligatoriamente lo stesso tipo di rispetto. Possiamo risparmiare da subito 4 milioni di euro e noi siamo pronti a farlo. Naturalmente questa è solo una parte, perché poi in futuro presenteremo la nostra proposta di legge per abbattere i costi proprio di tutti i consiglieri regionali, per l'eliminazione dei vitalizi, per la riforma previdenziale, per tutto. Però diciamo con queste manovre veramente semplici, veramente immediate, possiamo risparmiare in 5 anni 4 milioni di euro. Questo è quello che avrebbe fatto il Movimento 5 Stelle al governo e ve lo abbiamo fatto, ve l'abbiamo detto e ve lo dimostreremo perché noi sì che ce le taglieremo da soli le indennità. E questa è l'eliminazione dell'istituto della surroga, lo avremmo fatto realmente. Quindi invitiamo il Presidente, invitiamo tutti quanti i consiglieri a prendere atto di questa cosa e di approvare questa legge. Mi raccomando, questa è un'informazione che deve arrivare a più molisani possibili, quindi io vi chiedo veramente di condividere questo video e di farlo arrivare a più molisani possibili, perché riusciremo a cambiare queste norme solo se i cittadini sono informati. Riusciremo a cambiare queste norme solo se facciamo capire a tutti i molisani come funziona la gestione dei soldi pubblici. Io vi saluto e vi faccio vedere nuovamente la busta paga, che è questa, con un netto per 20 giorni di 5.079 euro e un lordo di 7.425 euro, ricordiamolo, per 20 giorni di consiliatura. Questo è il totale, ve lo faccio rivedere. Vi chiedo ancora una volta di condividere il video e grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.